questo plettro che si accende, come abbiamo visto, al tac-tac, al pic. It turns on al pic di LED. You have different colors, cioè disponibile in differenti colori. On the web lo trovate con plettri per chitarra, guitar pick LED, in AliExpress, around 3 euros, 2-3 dollari, 3 euro, 2-3, 4 euro. Tre colorazioni, verde, green, pink, rosa and white. E questa insomma è la forma che Quindi ha. andiamo a vedere se può fare l'effetto scenico e compensare noi chitarristi scarsi. No, diciamo che in un contesto di live potrebbe, in situazioni un po', con pezzi un po' particolari, tipo ad esempio. Andiamo a provarlo quindi con semplicemente degli accordi, battendo forte. La risposta è sempre buona. Ecco, l'avete sentito, proviamo, visto che lo spessore vi faccio vedere adesso con degli ingrandimenti. What it looks like, come si presenta, very thick, piuttosto spesso e con questa forma con taglio abbastanza comunque sottile sulla parte esterna. Battendo, tapping on it, it turns on, si accende. The thick, it's kind of thick, è molto spesso e duro, quindi è un po' più difficile andare a prendere l'armonico. Proviamolo a sentire come reagisce con gli armonici artificiali. Vedete la velocità di reazione? Andiamo di armonico. La reazione c'è. Proviamo con una parte un po' più ritmica. Vedere come reagisce. Vedete l'effetto scenico? Ovviamente se il pezzo è troppo ritmico e veloce rimane sempre sostanzialmente acceso alla vista dell'occhio. Se è un po' più lento, sentiamolo anche su una rifatta un po' veloce. Bellissimo anche l'effetto scenico che andrete a ottenere nel momento in cui si vanno a fare degli armonici sulle alte, tipo non so. Bellissimo anche l'effetto visivo, guardate. Sentiamolo sempre sugli armonici artificiali. Vediamo l'effetto sulla graffiata. Il figo di tutti è sulla graffiata.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo abbagliante video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comprerete anche voi un plettro a LED come questo o vi sembra una cavolata? Scrivete nei commenti. Un saluto a tutti, ciao!